Fa davvero piacere ascoltare queste parole e vedere questo entusiasmo. Fa piacere soprattutto dopo due giorni in cui, diciamolo con franchezza, abbiamo recuperato qualità alla politica, abbiamo rimesso in campo la politica così come eravamo abituati a praticarla, ma con quel desiderio profondo, con quell'amore profondo nei confronti dell'Italia, nei confronti di coloro che si sono sacrificati in passato per portare avanti idee in momenti difficili e complessi. Poco fa, quando Gianni richiamava tutti noi a questo senso di responsabilità che abbiamo introdotto in quel documento politico che già da ieri mattina abbiamo fatto circolare, è perché mi veniva in mente una frase bellissima di Nietzsche, che è un po' scomparso negli ultimi tempi, anche nel nostro ambiente, e che in qualche misura bisogna un po' recuperare per tornare a capire che alla base di ogni scelta politica c'è sempre una scelta culturale e c'è sempre un profondo pensiero, altrimenti ci si perde e si ci disperde nella banalizzazione. Diceva Nietzsche: il nostro tesoro è là dove sono gli alveari della nostra conoscenza. E dove sono gli alveari della nostra conoscenza? Se non attraverso quella capacità di fare in modo che alcuni valori fondanti del nostro pensiero, che hanno percorso decenni e che hanno attraversato fasi politiche diverse, in qualche modo ritornino a vivere, ma anche con quella capacità di intendere la tradizione come qualcosa che guarda al futuro ma non perde le radici col passato. Il più grande movimento iconoclastico del Novecento è stato il futurismo. E quando si parla di movimentismo, e quando si parla di Italia, quando si parla di patria, quando si parla di confini, quando si parla di una visione spirituale della vita, quando si parla della difesa degli interessi nazionali e della centralità del Mediterraneo, culla di civiltà, prima ancora di essere il luogo dei traffici commerciali, beh, noi parliamo appunto di questa capacità di recuperare quel senso della storia che ha sempre accompagnato le scelte della destra, nella sua accezione più nobile. Qui non si tratta soltanto di una differenza di ordine geografico per distinguersi dalla sinistra. Si tratta di qualcosa di enormemente profondo che è radicato nelle coscienze e nella conoscenza di coloro che si sentono profondamente italiani in quanto attaccati a questa terra, a questa cultura, a questa storia. Non è un caso che da questa nostra due giorni uscirà anche una sfida molto forte a quello che è stata la piattaforma su cui c'è la nuova generazione di una sinistra che si è ridefinita e rideterminata attraverso il web. Ieri, nell'intervento introduttivo, ho detto che la politica in qualche modo oggi si deve confrontare con quella che sono gli strumenti delle tecnologie, delle informazioni, della comunicazione, dei linguaggi che sono cambiati, che sono i linguaggi che passano attraverso un click e attraverso un post. La politica è qualcosa di più profondo, di più ampio, di un click e di un post. È un pensiero profondo, è la capacità di guardare e traguardare il futuro. È quella elaborazione di un progetto che non si consuma in un social. E parlando di queste cose, nello stesso momento abbiamo in qualche modo focalizzato qual è la sfida che anche sul piano della tecnologia e dell'uso corretto della tecnologia un movimento come nostro, quello che nasce attraverso il cantiere di questi giorni, possa mettere in campo nei confronti del grillismo. Loro hanno la piattaforma Rousseau, noi abbiamo la piattaforma Guglielmo Marconi, che è un italiano, un grande italiano della nostra storia, e che la metteremo in campo. Perché quando costruiremo da domani quella rete che riconduce
a una unità, una comunità che si è slabbrata e divisa per una diaspora che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, della quale forse siamo anche responsabili, perché dobbiamo assumere anche questa capacità di fare autocritica. Noi abbiamo un dovere, prima di tutto morale, nei confronti di coloro che ci hanno passato il testimone dal Movimento Sociale Italiano. Abbiamo il dovere di rispettare quella scelta e quella storia, e abbiamo il dovere, in un ambito di continuità, di tornare ad essere protagonisti nel dibattito culturale, prima ancora che nel dibattito politico. Da qui nasce la nostra sfida, da qui nasce la capacità anche di aprire un confronto. Ha detto bene Gianni, fra di noi ci sono state spesso anche posizioni divaricanti. Veniamo da una esperienza del nostro mondo politico che si animava nelle sezioni, che si animava nel dibattito culturale fra di noi. Noi eravamo quelli dei congressi di Sorrento, di Rimini, quando non temevamo di mettere in campo idee alternative, e arrivavamo anche ad azzuffarci fra di noi, ma poi, quando si andava fuori dalle sezioni, eravamo un'unica cosa, perché avevamo individuato il nemico comune. Oggi non riusciamo neanche a capire dove sta il nemico, ed il nemico è molto più sofisticato rispetto al passato. Il nemico è nella globalizzazione, il nemico è nel pensiero unico, il nemico è nella capacità di travalicare gli interessi nazionali perché si impongano interessi finanziari. Il nemico sta nella capacità, in quel nucleo, in quel grumo in cui il capitale, il turbocapitalismo ha impoverito le nazioni, ha impoverito gli stati, ha impoverito le famiglie. Tutti argomenti che noi dovremmo recuperare alla nostra storia, alla nostra coscienza. E in questi giorni, dopo averci lavorato per diverse settimane fra di noi, perché non siamo arrivati qui per caso, né perché avevamo bisogno di mettere in campo un'opzione elettorale. Io su questo vorrei essere molto chiaro e molto netto. Qui nessuno di noi ha voglia di fare un qualcosa che serva soltanto per gratificare qualcuno perché vada a inserirsi in uno scranno del Parlamento o del Parlamento europeo. Non è questa la missione di una destra che si vuol ricomporre. La missione è quella di rimettere al centro un progetto che in questo momento non c'è. Perché anche lì dove il populismo in qualche modo si è venuto a affermare attraverso la figura di Salvini, che indubbiamente è stato in grado di rompere quello che era uno schema che ormai si era logorato, perché parliamoci chiaro, abbiamo parlato poco fa del PDL, ma il PDL come partito non è mai nato, il PDL non c'è mai stato, il PDL e il centrodestra, così come lo abbiamo vissuto e immaginato negli anni del centralismo berlusconiano, non c'è più. Viva Dio che non ci sia più quel centrodestra. Ne abbiamo pagato pesantemente lo scotto in quanto uomini di destra, che spesso venivano guardati con sospetto quando parlavano di lotta al capitalismo, quando parlavano della necessità di difendere la sovranità dello Stato, quando dicevano per esempio che le province erano la storia territoriale di questo Paese e semmai bisognava ragionare su una ridefinizione dei livelli regionali, che le autonomie territoriali ritrovavano una loro sostanza perché nascevano dai territori. Perché vedete, in Italia nel dopoguerra molte riforme hanno scompaginato il ruolo dello Stato e disarticolato quell'architettura, e una destra che voglia tornare ad essere protagonista ha il dovere di recuperare questo linguaggio, modernizzandolo certamente, ma ha il dovere di imprimere un'accelerazione nella costruzione di quel polo sovrano di cui abbiamo parlato in queste due settimane. Perché ha ragione chi dice: oggi Salvini ha dimostrato sul campo di essere un leader, ma nella Lega e nei processi che hanno accompagnato anche la sua trasformazione non c'è ancora quella cultura di destra che invece ci deve essere. È il nostro compito quello di forgiare
un movimento federato che superi le antinomie, le divisioni, che superi anche questi rancori di cui non se ne può più, non se ne può più. La destra si è già lacerata abbastanza per aver in un tratto del suo cammino abbandonato il percorso per ritrovarsi su altre sponde. Questo lo abbiamo già pagato, ma oggi non serve più ricordare quello che è accaduto, bisogna costruire, perché la destra è sempre stata in grado di costruire qualcosa di importante nella storia del nostro paese. E allora, cari amici, noi da domani continueremo a tessere questa tela, confrontandoci con la Lega e confrontandoci con tutti coloro che davvero vogliono, se sono sinceri, se sono leali, costruire questo cantiere e portarlo avanti. Perché una cosa è certa, chi sta su questo tavolo e chi, come voi, ci ha accompagnato in questi due giorni, non è abituato a svendersi per un posto al sole. Dobbiamo indicare un orizzonte verso il quale marciare. Diceva Eliot, di fronte alle chiese deserte, si domandava: sono le chiese che hanno abbandonato il popolo o il popolo che ha abbandonato le chiese? Io mi auguro di ritrovare insieme a voi quella strada che ci porta a unire una chiesa a un popolo, sapendo che stiamo parlando della nostra storia. E consentitemi, per chiudere, di ringraziare anche io, oltre coloro che ha ringraziato già Gianni Alimanno, di ringraziare anche Radio Radicale, che ancora una volta ci ha accompagnato in questi due giorni e ci consente di andare al di là anche di questo bellissimo luogo che ci ha ospitato. Andiamo avanti con energia e con decisione. Grazie. Allora, quelli con i giubbetti gialli possono venire qui per una foto di gruppo? Forza. Non vi sono stati dati per fare la venite qua verso il palco, giubbetti gialli verso il palco.